Ciao a tutti amici, eccoci qui in una nuova sede, ci siamo trasferiti, è stato un po' un trambusto e ancora non ci siamo organizzati per quanto riguarda il laboratorio. E intanto voglio ringraziare Carlo Sabbene della Absan Italia per avermi spedito l'Absan Zino Mini Pro, che proverò, come già vi avevo detto, nella community, nei messaggi della community. Faremo qualche test dal punto di vista radio, ovviamente, in modo da analizzare e controllare la sua trasmissione, visto che non ci sono video a riguardo. Tutti quanti conoscono l'OcuSync e cercheremo di capire come si chiama la trasmissione radio dell'Absan e come funziona, qual è la larghezza di banda, e so già che tutti quanti volete sapere con quanti milliwatt trasmette. Lo vedremo insieme, però in questo video voglio tirare un po' le somme su come mi sono trovato con il DJI Mini 3, ovviamente dal punto di vista costruttivo, di volo. Della camera non mi sento di parlarne perché, non essendo un esperto, lascio sempre la parola a tutti gli altri miei colleghi. Vediamo insieme un po' questo DJI Mini 3. Ebbene, partiamo dal controller, che sicuramente vince in praticità rispetto agli altri controller in cui si deve collegare lo smartphone, tranne quelli che come me hanno forato il controller per metterci delle antenne esterne, quindi devono perdere tempo ad avvitarle. Però questo controller ha due ghiere, una che permette di muovere la gimbal e l'altra che permette di fare lo zoom, quindi molto molto importante, soprattutto se si vuole fare un bel movimento cinematico con tanto di zoom. E poi ci sono qui sotto degli altri tasti customizzabili che personalmente non mi capita mai di toccare, però so di qualcuno che ha forse una presa un pochino più larga e tende a toccarli, e quindi bisogna fare particolare attenzione. È vero, questo controller non ha le antenne tiltabili e neanche sono esterne rispetto al controller, e questo potrebbe in taluni casi creare qualche particolare problema, come abbiamo visto in tanti altri video che ho fatto. Però la DJI è riuscita benissimo a risolvere la maggior parte dei problemi. La luminosità dello schermo è abbastanza buona, sebbene in alcune condizioni di luce veramente diretta contro il controller qualcosina non si riesce a vedere, quindi bisogna fare attenzione a dove si vola, perché l'immagine può apparire, si possono avere dei riflessi, oppure può apparire scura o addirittura dando bianca se vi sono dei riflessi eccessivi. Non si riscalda tantissimo come possono fare gli smartphone, quelli un pochino più vecchiotti, che tendono a riscaldarsi tanto. Ma attenzione, perché nel caso in cui si dovesse riscaldare, si dovesse bloccare, qui non è come l'RCN1 dove i comandi rimangono ancora funzionanti e si blocca lo smartphone. Qui bisogna riavviare tutto il controller, quindi diciamo è un pochino più preoccupante, bisogna avere sangue freddo nel caso sia necessario riavviare. C'è chi sta già pensando a come raffreddarlo e tenerlo sempre freddo, ma lo vedremo in un altro video. Una cosa che non tanto mi piace sono gli stick, che hanno una vite molto molto sottile e che quindi potrebbe in qualche caso dare problemi nell'avvitamento abbastanza veloce. Insomma, non tanto mi piace, potevano farla un pochino più grossa come avviene in altri controller. Quando dovevo acquistarlo pensavo che utilizzandolo in questo modo le mie mani, anche abbastanza grandi, potessero darmi fastidio e quindi toccare il display. In realtà questo non è mai accaduto. Per contro l'RCN1, che ha lo smartphone superiore, ovviamente non c'è mai pericolo di toccarlo, anche se con lo smartphone tende leggermente a pesare di più e anche a sbilanciarsi, quindi con l'utilizzo continuativo potrebbe dare problemi ai polsi,
certo non è che siamo ore e ore, però un pochino di sbilanciamento ci sta con i controller che hanno lo smartphone posto sopra. Per contro però l'RCN1 che utilizza uno smartphone è perfetto perché ci puoi installare tutte le app che desideri. Quando usciranno le app di terze parti potranno essere installate, mentre invece su un controller di questo tipo che ha un sistema operativo customizzato, è un Android che ti fa partire solo ed esclusivamente la DJI Fly. E una cosa che a me dà fastidio è che non è anche AirData posso installare sopra, e quindi per passare i file di log, che a me piace tantissimo vedere, devo utilizzare un altro smartphone che prende i dati dalla DJI Fly e li rimanda verso AirData, e questo non tanto mi piace. Sono poche le funzionalità che dà questo sistema operativo Android customizzato. Hanno inserito la possibilità di registrare ciò che avviene sullo schermo anche se a bassa risoluzione, ma attenzione perché se per molto tempo si utilizza la registrazione, a qualcuno è successo che tende a riscaldarsi troppo, a me per esempio, soprattutto se si è in pieno sole, che contribuisce a far riscaldare il radiocomando e quindi con possibilità ogni tanto di fare qualche lag. Avete visto, ho inviato sulla community uno screenshot in cui facevo vedere che nonostante io avessi fatto atterrare il drone, continuava ancora a darmi una distanza superiore a quella a cui era il drone e addirittura un'altitudine. Quello perché era un lag che era rimasto sull'app DJI Fly del controller e sono dovuto atterrare a vista. Sono dovuto atterrare manualmente, insomma, a vista perché non avevo più le informazioni reali sullo schermo. Tutto questo perché c'era sole, stavo registrando e l'app si è bloccata. E veniamo finalmente al drone. Non parlerò della camera, ve lo dico subito, in quanto come qualità video e di fotografia, perché ne hanno parlato tantissimi, tanti altri colleghi molto più esperti di me. E dunque è un bel concentrato di tecnologia, del resto lo sono tutti gli altri droni da 250 grammi con rilevamento degli ostacoli. E perché è veramente bello vedere come le varie case costruttrici hanno cercato di rimanere nei 250 grammi inserendo moltissime funzionalità nei loro droni. In questo caso la DJI è stata molto discussa perché non aveva una ventola e quindi si pensava che il drone potesse riscaldare tantissimo, anche in volo, vi dico anche in volo perché in realtà da fermo riscalda e quindi bisogna fare particolare attenzione nel tenerlo fermo per tanto tempo, acceso quando si scaricano le foto o i video oppure quando si fanno gli aggiornamenti. È vero che ci sta l'autospegnimento, che protegge i circuiti integrati, ma è sempre bene non farli arrivare al massimo del riscaldamento. Il riscaldamento si sente solamente quando il drone è fermo, ma in realtà quando è in volo si raffresca, si rinfresca molto facilmente. Questo perché la DJI è riuscita a creare una distribuzione tale dei componenti interni ed una struttura esterna tale da permettere un facile afflusso dell'aria e quindi una dissipazione del calore molto veloce. In particolare ha dovuto ricreare una modalità di volo differente rispetto agli altri droni, inserendo delle eliche molto più lunghe perché tali da spingere l'aria dentro queste fessure. In questo modo l'aria passa all'interno del drone e rinfresca la parte interna. Stesso dicasi per quanto riguarda la gimbal che è stata immersa in questa struttura ADU, dove sono presenti delle grandi fessure, sia qui sotto dove ci stanno gli ESC, proprio sotto la gimbal c'è il circuito per comandare i motori, e sia qui sopra c'è un'altra fessura che fa far passare l'aria al processore, al GPS.
Poi un'altra cosa che abbiamo notato tutti quanti è stato questo assetto particolare. Perché è stato necessario? Perché per risparmiare spazio, per risparmiare componentistica e anche fili di trasporto dei sensori, si è deciso di sistemare i sensori per il rilevamento degli ostacoli, sia anteriori che posteriori, praticamente nella stessa posizione. E però, per far sì che questi sensori potessero vedere la parte posteriore, sono stati costretti a tenere il drone leggermente verso l'alto, quindi in questa posizione durante l'hovering. Infatti, converrebbe non tanto, diciamo, andare lentamente verso dietro e fidarsi dei sensori posteriori, ma conviene aumentare un pochino la velocità, perché se si va molto lentamente i sensori posteriori non funzionano molto bene. Vedete quello che accade? Immaginate di andare molto molto lentamente, quindi con una piccola, cabratura in questo modo. I sensori hanno una visuale un pochino coperta dal drone stesso. Se si va un pochino più veloce, allora sì che entra in funzione. Infatti qualcuno ha avuto qualche problema nell'andare al contrario. Attenzione ai sensori anteriori, è vero che sono molto migliori e vi sono tanti video che fanno vedere come il drone riesce a schivare tantissimi ostacoli, ma sono pur sempre sensori con visualizzazione 3D e a stereocamera, quindi non fatelo andare contro un muro, perché un muro bianco che copre tutta la camera, tutte e due le camere, perché lì non sanno proprio che cosa fare. Non ci sono sensori ultrasuoni che ti dicono la distanza. La distanza viene calcolata da queste camere, ma se la camera è completamente coperta, e loro non riescono a stimare la distanza e magari non vedono neanche l'ostacolo. La struttura plastica con cui sono state fatte, quindi i componenti plastici con cui è stato ricoperto il drone, sembra fatto a bolle, ve l'ho fatto vedere anche sulla community, perché probabilmente è un polimero che contiene un po' di aria tale da permettere un veloce scambio di calore con l'esterno. Sì, è vero, se si tiene fermo si sente subito al tatto che riscalda molto, ma questo significa che si sta trasportando calore dall'interno verso l'esterno e quindi si spera che in volo questo calore venga facilmente dissipato. E arriviamo finalmente al comparto radio, quindi alle antenne. Io non sono particolarmente contento del fatto che abbiano inserito solo antenne a polarizzazione orizzontale. Veramente, hanno cercato di fare tanto per migliorare la ricezione, soprattutto con questi ultimi due firmware. E poi magari ve ne parlerò in un altro video, qualcosa che ho notato sulla trasmissione radio. Però, forse un'antennina in polarizzazione verticale io ce l'avrei messa comunque. Non so come, ma non so, ma in qualche modo l'avrei comunque lasciata. E con le batterie ancora una volta la DJI si è distinta come ha sempre fatto. E molti dicevano: Dio, è ritornata indietro, come è accaduto con il Mini 1, si avranno problemi di alimentazione. In realtà ha migliorato anche il Battery Management System, quindi il BMS all'interno delle batterie, e non si sono riscontrati tantissimi problemi di alimentazione. Qualcuno all'inizio, durante un volo con vento particolarmente forte. Ma quale drone non va in crisi con un vento molto forte? In particolare questi droni da 250 grammi. Addirittura queste batterie sono più leggere rispetto alle batterie di altri droni da 250 grammi, quindi la DJI ha risparmiato ancora di più peso da inserire quindi da poter utilizzare per la tecnologia, tanto che sembra che la sua tecnica di rilevamento degli ostacoli sia molto avanti rispetto a quella di altri droni della stessa categoria. Comunque, nel complesso, questa configurazione col DJI RC è veramente ottima. A me piace tantissimo.
è un drone che vola molto bene, mi dà sicurezza e tranquillità quando è in aria, anche con vento molto sostenuto. Quindi sono veramente soddisfatto. Dal punto di vista radio, lo sapete, ho modificato il controller perché non ero soddisfatto del suo funzionamento, sebbene io non abbia rilevato i problemi che hanno rilevato altre persone. Comunque ho voluto modificarlo, ma attenzione, la modifica in realtà non si potrebbe fare perché va fuori dalle specifiche tecniche dettate dal produttore. Vi dico un'ultima cosa, mi è arrivato l'Absan Zino Mini Pro e vi anticipo che c'è qualche sorpresa dal punto di vista della potenza e del segnale radio. Ciao a tutti e vi saluto al prossimo video.